Mi chiamo Claudia e anch'io faccio parte del centro di eccellenza di US e quello di cui vorrei parlare oggi è un progetto che è relativo all'applicazione di reti di sensori wireless per musica elettronica. Skippo questo. E, allora, questa è l'immagine virtuale, diciamo, del nostro progetto. Essa consta di un'antenna che ha lo scopo di ricevere segnali radio che vengono prodotti sia dall'ambiente circostante che da un eventuale terminale mobile presente all'interno dell'area. Abbiamo una rete di sensori che serve per ottenere informazioni relative alla posizione e al movimento di un eventuale fruitore dell'opera all'interno dell'ambiente descritto. Questo è lo schema generale. In buona sostanza abbiamo un'unità centrale di elaborazione che riceve dati sia dall'antenna che dalla rete di sensori e attraverso questi dati genera un audio opportunamente elaborato e spazializzato che viene riprodotto dagli altoparlanti presenti nell'area. In pratica l'idea di tutto il progetto sta nella traslazione di segnali che per loro natura non sono udibili, che sono i segnali radio, in segnali audio, non solo segnali audio, ma soprattutto suoni d'arte, tra virgolette, perché quest'opera si presta ad essere programmata da compositori di musica elettronica e contemporanea che possono quindi fornire a questi suoni, fare in modo che questi suoni siano coerenti con un pensiero musicale. Il nostro centro in questo caso può affrontare l'intera messa in opera del progetto in quanto non solo è costituito da una serie di ricercatori appartenenti a aree multidisciplinari a livello scientifico, ma anche perché collabora da molto tempo con il conservatorio e la sottoscritta è non soltanto dottorata in ingegneria elettrica e dell'informazione, ma anche musicista e laureanda in musica elettronica, quindi me lo sfrutterei volentieri. Questo è il concetto. Quello che è già stato fatto è un algoritmo di localizzazione, meccanismi di elaborazione e spazializzazione del suono e uno spazializzatore virtuale 3D, perché l'idea è mettere tutto questo su web, cioè fare in modo che l'opera sia fruibile non soltanto in loco, ma anche tramite web. E quindi è chiaro che implementare una spazializzazione tramite 6 altoparlanti è diverso rispetto a una coppia di cuffie e quindi è necessario anche questo passo. Quali enti coinvolgere? Ovviamente pubblica amministrazione, città metropolitane, fondazioni bancarie, musei d'arte contemporanea e teatri, anche a scopo didattico, perché si può ad esempio rivolgersi a un gruppo di studenti degli istituti tecnici superiori per fare in modo che possano studiare in maniera più approfondita e concreta quello che effettivamente avviene a frequenze radio che quindi non sono tipicamente udibili. Va bene, questa è un'idea di progetto, 4 fasi in 12 mesi. E quello che si ritiene necessario, in sostanza... Ok, grazie. Ma stavo pensando alle necessità, cioè al dove siete e a quello che vi serve. Mi sembra, come dire, il tema web mi sembra poco centrale però. Beh, nel senso che Working Capital, questo lo dico anche per gli altri, ha comunque uno scope definito che è relativo a internet e a, comunque in generale alla centralità del web 2.0 nelle sue varie declinazioni. Qui mi sembra di capire che il web è un mezzo trasmissivo di qualcosa che però ha al centro altra tecnologia. Ma no, in realtà è un modo per usufruire dell'opera d'arte attraverso un altro mezzo che non è quello della presenza, cioè questa cosa suona sempre perché sono sempre presenti i segnali radio all'interno dell'opera e quindi tramite web insomma è possibile usufruire dell'arte in sé. Scusa, c'è una cosa che non ho capito, perché tu parli di segnali radio. Sì. Cioè, come nasce il segnale radio all'inizio? Allora, il segnale radio è o presente di per sé a causa magari della presenza di base station intorno all'area e quindi per quello abbiamo messo il subwoofer, perché l'idea è quella di creare comunque un sottofondo musicale che sia sempre presente e che riporti appunto questa presenza. Altrimenti un utente che entra dentro l'area e accende, anche soltanto accende il telefono, genera una reazione dell'opera, perché già accendendo il telefono iniziano ad esserci delle trasmissioni a livello radio. Perché io ne posso una cosa un po' più prosaica, diciamo, dell'opera è il fatto che sia un'interfaccia, cioè diventa un'interfaccia per interagire con
voglio dire una stupidaggine, con una Wii, con una PlayStation, con una cosa di questo genere, cioè voglio dire che si utilizza questo tipo di tecnica per, come interfaccia per interagire con qualche altra cosa. Anche per come è pensata si presta veramente a un numero illimitato di applicazioni. Sì, a livello artistico ho visto una cosa simile a Madrid, che era un'installazione di arte contemporanea per cui si passava con il cellulare e le onde venivano trasformate invece in immagini proiettate su una parete. Sì, beh, ce ne sono abbastanza di queste installazioni d'arte, non in Italia ovviamente, solamente all'estero, però sì, ce ne sono. La forza, diciamo, di questo è sicuramente l'aspetto didattico, e sicuramente diciamo anche l'idea della spazializzazione, della localizzazione e quindi dell'utilizzo delle reti di sensori, che tipicamente in queste installazioni non ci sono. Sì, se hai voglia magari prova, seguendo anche il suggerimento di Nicola, a ripensarlo in un'ottica più commerciale, come dire. Va bene. Grazie. Grazie.